Buonasera a tutti, siamo qua al Palamolza, si gioca la quinta giornata del girone di andata del girone B di Serie A, si affrontano Panterai Modena contro Romagna, partita per i colori giallo-blu, già non diciamo decisiva perché siamo ancora all'inizio del campionato, ma comunque molto importante perché affrontiamo una diretta concorrente per la lotta per la salvezza. La squadra che andiamo ad affrontare è una squadra che quest'anno si è profondamente rinnovata dopo gli ultimi campionati che l'hanno vista al vertice della classifica, giocarsi anche una semifinale scudetto, e da quest'anno la squadra romagnola ha deciso di puntare sui giovani, a parte qualche giocatore di esperienza, e si presenta al Palamolza ancora 0 punti dopo aver perso 3 partite e dopo aver fatto un turno di riposo. Noi siamo reduci dalla sconfitta di Cingoli in quel delle Marche, dove dopo un primo tempo equilibrato siamo stati surclassati dagli avversari in un campo ostico comunque per tutti. La nostra squadra sicuramente dovrà dimenticare l'esperienza di sabato scorso e gettare tutto l'attenzione, mettere tutta l'attenzione e gettare tutte le forze in questo incontro che è molto importante anche a livello mentale per il proseguo del campionato. La formazione gialloblu si presenta con Bonaccini in porta, Mezzetti centrale, pivot Iaollari, Boni e Boni all'ala, Panettieri e Filippo Barbieri terzini e Mattioli all'altra ala. Adesso siamo in attesa del fischio dell'arbitro. Partiti. Palla Mezzetti, vediamo un attimo come affrontano questi primi minuti che sappiamo essere determinanti poi per il proseguo della partita. La squadra romagnola si presenta, sembra, con una difesa 6-0 per adesso vediamo poi il proseguo dello svolgimento dell'azione. Palla Boni sull'ala, Filippo Barbieri, Mezzetti per Emanuele Mattioli, gol 1-0. La squadra gialloblu parte nel modo giusto, adesso vediamo lo svolgimento dell'azione da parte dei ragazzi romagnoli. Rotaru, Tassinari, Rotaru, ecco con la palla Rotaru, palla Tassinari, Rotaru incrocio, Sinari, Rotaru, Chiarini, Tassinari, Rotaru, traversa per i ragazzi romagnoli, palla deviata, corner per i Romagna. Palla di nuovo in gioco, Rotaru, Tassinari, ecco vediamo un attimo come si sviluppa l'azione. Si comincia a sentire anche un pochino il tifo della nostra torcida. Rotaru, Tassinari, ecco lo schema al centro, palla all'ala, tiro sbagliato da parte dei neri di Romagna, palla di nuovo per noi, Mezzetti, Panettieri, palla per Filippo Barbieri, Mezzetti, Bortolotti che ha preso il posto, Emanuele Barbieri, gol di Filippo Barbieri, 2-0. Un sottomano, ottimo tiro del nostro terzino. Ecco il numero 19 Minoccheri con la palla alla destra. Tassinari, Rotaru. Ecco Tassinari, palla Rotaru. Si libera per il tiro. Chiamato 9. Ah, rigore, pensavo, avevo capito fosse 9 invece 7, cambia il portiere, entra Riesci in porta. Vediamo un attimo che si presenta dai 7 metri per la squadra avversaria. Tassinari dai 7 metri,
Forza Giacomo, vediamo un attimo. Gol di Tassinari, 2-1. Di nuovo cambio del portiere, rientra Emanuele Mattioli che fa la fase di attacco, mentre, mentre Luca Bortolotti sempre sull'ala gioca la fase difensiva. Panettieri, parata di Martelli, recupera la palla Giacomo Boni che infila il portiere avversario, 3-1. Modena è partita col piede giusto sicuramente, anche in difesa sembriamo lavorare nel modo giusto. Ecco Tassinari, Rotaru. Sì, sì. Palla di nuovo, Bonaccini con la palla, ecco Mezzetti. La squadra romagnola sembra un attimo. Gol di Filippo Barbieri, siamo partiti nel modo giusto. La squadra romagnola sembra un attimo in panne, partita con un po' col freno mano tirato. Noi dobbiamo approfittarne di questo momento di impasse degli avversari per poter creare un gap che poi ci possiamo portare presto alla partita, perché parliamo di una squadra comunque di ottimo livello che in qualsiasi momento ci può mettere in difficoltà. Chiamato Passi, palla sempre per i gialli, Mezzetti, Panettieri, Emanuele Mattioli, Mezzetti, stiamo rallentando il gioco, secondo l'indicazione di mister Sgarbi sicuramente è stato studiato il tavolino, ottimo Panettieri che riesce a incuneasi nella difesa avversaria e si procura un tiro dai 7 metri. Entra Annunzio Di Matteo. E qua di fianco a me Alessio Pieretti per un commento tecnico, a cui passeremo fra qualche minuto la linea, il microfono per commentare la partita. Siamo ai 7 metri, l'inizio di Matteo contro Martelli. Parata di Martelli. Mi correggo, era Gennaro il fratello che ha tirato il rigore, purtroppo sbagliandolo. Tassinari, palla Rotaru, ecco palla Lala, parata di Bonaccini e riusciamo a mantenere il vantaggio di 4-1. Lala se l'ha liberata bene, ma il nostro portiere è riuscito a parare. Mezzetti, Iaolari, Barbieri, Mezzetti. Fa girare la palla, ottimo, ottimo Boni che la mette il pallone a mezza altezza dal palo opposto dove il portiere non può arrivare. Ecco Romagna sempre con la palla, il gioco è molto compassato, non spingono sull'acceleratore i nostri avversari. Per adesso a noi va bene così, la difesa rimane una difesa 6-0 con ecco Prova il passaggio al centro al pivot, ma sicuramente tra Iaolari e Barbieri questo gioco della nostra difesa è marcata bene. Panettieri interviene sul pivot, 9. Un ottimo intervento difensivo di Panettieri, perché sennò il pivot sarebbe stato di fronte al nostro portiere dai 7 metri. Rotaru. Tiro di Chiarini e gol per il Romagna, 5-2. Boni, Iaolari e Barbieri, la palla adesso gira bene, mani dei gialli, gol di Panettieri che lascia sul posto assolutamente Tassinari, un altro passo e insacca la palla sulla destra di Martelli, 6-2. Siamo partiti nel modo giusto, vediamo di continuare in questo modo. Rotaru, Tassinari, Chiarini, i nostri avversari fanno girare la palla abbastanza lentamente e per adesso le cose vanno nel verso giusto, la difesa rimane sempre quella impostata da mister Sgarbi dall'inizio. Ecco incrocia in mezzo Chiarini,
Schiarini, parata di Bonaccini, sì, siamo, però è arrivato al tiro comunque il terzino avversario marcato e quindi non è riuscito a dare la giusta velocità alla palla. Ecco di nuovo Tassinari, parata di Bonaccini e palla sul palo, siamo riusciti di nuovo ad avere la palla nostra senza subire gol. Panettieri, ottimo movimento di Barbieri, che poteva anche probabilmente provare ad entrare su questa palla, bella palla per Iaolari, ottimo gol, 7-2, il gap si sta facendo importante, continuare in questo modo, concentrati in difesa e implacabili in attacco, ottima questa partenza dei gialli che stanno dimostrando di aver dimenticato già la sconfitta di sabato scorso. Rotaru, Tassinari, in Romagna è abbastanza scolastico, ecco, parate di Bonaccini su tiro di Chiarini, Boni sulla palla viene fermato in modo corretto, però viene fischiato 9. Rallentiamo un attimo il gioco, entra di nuovo Manuele Mattioli per la fase di attacco. Filippo Barbieri, palla Mattioli, Mezzetti, bella parata di Martelli, la palla è recuperata da Romagna che rimposta il gioco con Rotaru, Chiarini, Tassinari, viene fischiato 9 a nostra squadra per una spinta di Iaolari su Chiarini. Vediamo un attimo che gioco impostano i nostri avversari. Tassinari, Chiarini, Rotaru, ecco la palla Chiarini a cui è affidato il tiro da fuori, parata di Bonaccini che riesce a fermare il tiro di Chiarini, tiro da fuori di Panettieri, era comunque pensato bene anche se non siamo riusciti a insaccarlo, preso la traversa, palla all'ala, viene fermato 9, palla di sempre per i nostri avversari del Romagna. Rotaru, ecco le indicazioni di mister Tassinari dalla panchina ai suoi giocatori, tiro completamente sbagliato di Rotaru, il Romagna sicuramente non sta giocando ai livelli che gli sono consoni, questo però a noi deve interessare il giusto, noi dobbiamo continuare a fare il nostro gioco come stiamo facendo in questo momento. Ottima palla di Barbieri, anche se non riesce a recuperarla Iaolari. Mezzetti ottimo, ferma Minoccheri che si era proposto in contropiede. Tassinari, Rotaru, in Romagna è sempre abbastanza lento nello svolgimento dell'azione, ecco Tassinari, Chiarini che va al tiro, sicuramente viene marcato in maniera corretta da Iaolari e da Panettieri che gli impediscono di tirare, di colpire con più potenza verso la porta difesa da Bonaccini. Tassinari, vediamo l'incrocio in mezzo da parte del pivot avversario, ecco Rotaru, Tassinari, palla 9 ancora per il Romagna. Ormai dovremmo essere in zona passivo, vediamo un attimo cosa decidono gli arbitri. 2 minuti a Elvis, Iaolari, sembra una decisione abbastanza severa nei confronti del pivot giallo-blu. Comunque adesso giochiamo con un uomo in meno per 2 minuti, vediamo un attimo di nuovo. Chiarini, Bonaccini interviene e contropiede dei gialli. Grandissimo gol dei giallo-blu, marchio di fabbrica, riusciamo a impostare il nostro contropiede che è sicuramente in questo palazzetto un'arma molto importante per la nostra squadra, ci portiamo sull'8-2. Sentiamo un primo commento tecnico. Niente, in difesa stiamo giocando molto bene, siamo concentrati, rispettiamo le posizioni, in attacco invece abbiamo un po' troppa fretta. Generiamo tiri con poca precisione e questo rischia di smuovere un attimo gli equilibri, insomma è una partita lunga contro Romagna che è una squadra fisica che
è risaputo, ha una buona tenuta fisica e quindi dobbiamo comunque tenere a bada le risorse, perché serviranno sicuramente anche nel secondo tempo. Comunque continuiamo così perché stiamo giocando molto bene e se abbiamo una buona difesa sicuramente abbiamo buone probabilità di comandare o portare le redini di questa partita. Siamo Alessio Piretti per il commento. Adesso abbiamo tirato dai 7 metri con Mezzetti, la palla è uscita, è entrato Folli, giocatore di esperienza con una carriera gloriosa alle spalle, tiro da fuori dei giocatori della Romagna, di nuovo parata di Bonaccini, siamo sempre 8-2. Per adesso stiamo giocando molto bene in difesa, due gol dopo 12 minuti e quasi 13 sicuramente sono un ottimo riscontro per la nostra difesa. Continuiamo nel nostro gioco, ecco Mezzetti per Boni. Boni cerca Bortolotti che adesso sta ricoprendo il ruolo di pivot, non riesce a trovarlo per la buona difesa avversaria che si schiera sempre con una 6-0. Barbieri, tiro di Barbieri, ottimo gol di Barbieri che riesce a perforare Martelli liberandosi al tiro con un'ottima finta. Folli, Minoccheri, siamo 9-2 per i colori giallo-blu. Ecco Folli, Tassinari per Folli, finta il tiro, di nuovo Tassinari, chiamato il tempo da parte di mister Tassinari, vediamo un attimo le squadre, 30 secondi agli ordini del mister, vediamo un attimo coach Sgarbi cosa ha in mente per la difesa. Comunque stiamo lavorando molto bene in questo fondamentale, attesta il fatto che abbiamo preso solo due gol fino adesso. Alcuni buoni interventi di Bonaccini e ottime difese da parte dei nostri giocatori e non sono mancati neanche comunque i tiri da fuori che ci hanno aiutato comunque, magari rispetto ad altre volte siamo riusciti ad essere più precisi del tiro da fuori, soprattutto con Filippo Barbieri, quale ha sicuramente due gol di pregevole fattura, riuscendo a liberarsi con un movimento e forando la difesa avversaria. Adesso vediamo come si prosegue con lo svolgimento del gioco. La palla è sempre dei nostri avversari e siamo rientrati con Iaolari e quindi di nuovo il numero dei giocatori è pari sul terreno di gioco. È entrato Rolli nel suo ruolo di terzino, il nostro capitano al posto di Panettieri. Adesso vediamo un attimo cosa propongono i nostri avversari del Romagna. Tassinari, sempre palla per Tassinari, vediamo i due giocatori d'esperienza, Folli con la palla per il terzino, tiro del terzino avversario, Minoccheri, era parata di Bonaccini ma è stato fischiato un fallo da 7 metri di Boni, il quale sembrava fosse stato fermo ma comunque l'arbitro ha deciso di fischiarlo. Vediamo un attimo come va il rigore. Tassinari sulla palla contro Bonaccini, ecco Bonaccini tocca la palla ma la palla si insacca lo stesso. 9-3 a metà, quasi metà del primo tempo. Mezzetti, Rolli, continuiamo su questa falsa riga sicuramente non avremo, riusciremo a tenere il gap del punteggio e comunque riusciremo anche a esprimere il nostro gioco in attacco, bisogna però stare attenti e sempre concentrati. Ottima palla di Boni, quale sta giocando un'ottima partita variando i tiri sia da una parte che dall'altra del portiere, sicuramente la più bella partita che gli abbiamo visto giocare all'inizio del campionato. Giacomo Boni ha già messo a segno 3 reti di pregevole fattura,
di pregevole fattura. Tassinari, Folli, tiro di Folli, ottimo tiro di Folli, non potentissimo ma estremamente preciso, che ha ingannato il nostro portiere Bonaccini. Mezzetti, palla per Nunzio Di Matteo, entrato nel ruolo di terzino. Mezzetti, Nunzio Di Matteo, Rolli, di nuovo Emanuele Mattioli, tiro sbagliato. Adesso vediamo la seconda fase dei giocatori del Romagna. Folli con la palla, di nuovo palla per l'ala, sbaglia l'ala avversaria e la palla è di nuovo nostra. Mezzetti rimposta al gioco, naturalmente lui, partono da lui l'inizio di tutte le azioni. Di Matteo, Paolo Di Matteo, l'idea era ottima perché c'era lo spazio per il tiro. È qualche minuto, sono già il terzo tiro che sbagliamo, però i nostri avversari non riescono a concretizzare completamente questi errori, a sfruttare questi errori che noi abbiamo fatto in attacco. Infatti ancora stiamo vincendo per 10-4. Tassinari, ecco la palla ancora per il Romagna. Follo, il gioco è abbastanza rispetto alle squadre che abbiamo visto al Palamosa. Palo di Folli, dicevo, rispetto alle squadre che abbiamo visto al Palamosa il gioco della Romagna è più lento rispetto sia a Colonia che a Teramo, e a noi sicuramente giova questa cosa, anche perché la nostra è un'ottima difesa. E vediamo un attimo di continuare a giocare in questo modo. Rolli, ottima entrata di Rolli, bel servizio da parte di Mezzetti, si apre la difesa avversaria e Rolli mette a segno il suo primo gol della partita. Ecco Minoccheri, 11-4 per i gialli. La palla di Tassinari, Folli, ecco Tassinari al tiro, ottimo tiro Tassinari. Bonaccini aveva battezzato la parte sinistra della porta, Tassinari ha tirato a destra, quindi gol di pregevole fattura. È entrato Gennaro Di Natale nel ruolo di centrale al posto di Mezzetti. Vediamo un attimo come si sviluppa l'azione. Boni per Di Matteo, nostra squadra sta velocizzando il gioco in modo ottimo, è già la seconda o la terza volta che riusciamo a liberare l'ala per il tiro, quindi significa che stiamo giocando bene e stiamo giocando in modo veloce. Questa volta Emanuele Mattioli colpisce e non perdona, ci portiamo sul 12-5. Alessio, un tuo commento tecnico? Stiamo continuando a giocare bene in difesa e abbiamo migliorato un po' in attacco. Comunque dovremmo riuscire a concretizzare un po' di più per mettere un attimo, diciamo, in cassaforte la partita, perché le potenzialità ci sono tutte e quindi meno palle perse facciamo in attacco e di conseguenza meglio potrebbe essere per il risultato finale della partita. Comunque in difesa stiamo continuando ad andare bene, Flavio sta parando e questo è un bene, continuiamo così insomma. Grazie. Folli, sempre Tassinari, tiro di Tassinari sotto mano e sesto gol, 12-6 per noi. Ottimo tiro, si è liberato bene, giocatore d'esperienza, sicuramente la palla era difficile da prendere per il nostro portiere, di conseguenza il gol è stato giusto. Palla per Gennaro Di Felice, è entrato Gennaro Di Matteo, Gennaro De Felice, Di Matteo viene fischiato passi, direi, a Gennaro Di Matteo. Non ho visto bene perché ero nascosto alla difesa. Dobbiamo stringere adesso un attimo in difesa per non far risalire la squadra avversaria e mantenere e cercare di mantenere il vantaggio. Sempre Tassinari, il gioco passa sempre da lui, quindi vediamo un attimo come si sviluppa il tutto. Folli, Tassinari, Folli, finta, palla persa da parte del Romagna, Minoccheri si fa scappare la palla dalle mani e quindi la rigiochiamo noi.
Ecco i fratelli di Matteo sulla palla, De Felice, Emanuele Mattioli, De Felice, Nunzio Di Matteo, Gennaro De Felice. Per un attimo che la nostra squadra sta cercando di ragionare, comunque siamo sempre riusciti a liberare o la Lea o l'ala o comunque il terzo. Ecco palla di nuovo, palla persa dai nostri. Questo veramente è una chiamata abbastanza generosa. Comunque palla sempre per il Romagna, è la seconda palla persa in avanti per degli errori abbastanza banali. Bisogna un attimo che ci concentriamo e recuperiamo quelli che erano il nostro il trend che c'era all'inizio del primo tempo, nella prima metà del primo tempo in attacco, dove abbiamo veramente giocato bene. Comunque siamo sempre davanti. Adesso Folli, Tassinari, tiro di Tassinari, la palla è di Bonaccini che lancia il contropiede per Bortolotti e gol di Bortolotti. Con una squadra, diciamo tra virgolette, abbastanza esperta e non velocissima come Romagna, sicuramente il contropiede è un'arma che dobbiamo sfruttare. È la seconda palla in contropiede che riusciamo a concretizzare e questo sicuramente è un bene. 13-6 il punteggio, stiamo tenendo bassi gli avversari. Quindi Tassinari, Minoccheri, Tassinari, vediamo un attimo, Folli esce De Felice dalla difesa per bloccare Folli e per non fargli proseguire nel gioco. Tassinari, Folli, palla Folli, prova a servire il pivot ma la palla viene presa dalla squadra giallo-blu, ottimo, sempre contropiede e Gennaro Di Matteo concretizza. Stiamo giocando molto bene, dobbiamo mantenere questa concentrazione, siamo 14-6, è un primo tempo di pregevole fattura nostro, come diceva Alessio prima, sicuramente stiamo giocando bene in difesa, il portiere le sta prendendo ed è questa la nostra forza, a cui parte poi anche la capacità del tiro e del gol in fase di attacco, che stiamo comunque facendo molto bene rispetto anche ad altre volte, avendo già fatto 14 gol. Ottima difesa, di nuovo contropiede, Bortolotti, palla toccata col piede, cercava di prendere, quindi palla dei gialli, avevamo provato il contropiede anche questa volta, comunque la palla rimane giallo-blu, De Felice, Rolli, è entrata intanto all'ala Nicolò Dondi, De Felice, Nunzio Di Matteo, De Felice, ecco Gennaro Di Matteo, ottimo tiro, il portiere la prende ma l'arbitro gli fischia palla entrata, non sembra molto d'accordo Martelli, ma sinceramente noi da qua non siamo in grado di giudicare. Tant'è, comunque 15-6 per i gialli, il gol viene dato buono. Palla a centrocampo per i nostri avversari dal Fiume. Chiarini, è rientrato Chiarini in ruolo da terzino. Minoccheri, ecco Folli, Tassinari, Chiarini, Tassinari. Ecco Chiarini che prova sicuramente a liberarsi per il tiro. Chiarini, palla ottima sul Minoccheri, l'avversaria che riesce a beffare Bonaccini, il quale poco ha potuto, trovandosi di fronte alla mancina senza nessuna difesa. Ecco Gennaro Di Matteo, Nunzio Di Matteo, De Felice, e sarebbe importante conservare questo gap e arrivare alla fine del primo tempo con questo vantaggio. Rolli, De Felice, Rolli accelera il gioco, ecco Nunzio Di Matteo, ottimo, di nuovo Dondi, parata di Martelli, Martelli ha parato un'ottima palla, di nuovo Tassinari, Folli, Tassinari, Chiarini, e esce dalla difesa Gennaro Di Matteo.
e blocca l'azione avversaria. Tassinari, Folli, Tassinari dal fiume, Chiarini, Folli, Tassinari, palla per Chiarini, Folli, la difesa giallo-blu chiama il passivo l'arbitro, Romagna deve tirare, ecco, sbagliato il passaggio da parte di Chiarini verso Minoccheri, però c'è stata una deviazione, no, c'è stato fischiato 9 da parte dell'arbitro, tiro di Folli, vediamo se l'arbitro chiama una deviazione, che mi pare ci sia stata, sì, esatto, corner per palla di nuovo, corner per il Romagna. Tassinari, Chiarini, palla per il pivot, pestato, viene fischiato mi pareva fosse stato fischiato i 7 metri, ma in realtà il pestata della riga in realtà è gol del pivot avversario. Entra Riesci al posto di Flavio Bonaccini, Nunzio Di Matteo, Gennaro Di Matteo, Rolli, Nunzio Di Matteo, De Felice, ottimo, un passo si alza e riesce a mettere la palla dove Martelli non può arrivare, 16-8, la partita scorre via con dei binari abbastanza tranquilli per i colori giallo-blu. Naturalmente la concentrazione deve rimanere alta per evitare dei cali di tensioni, perché stiamo parlando di un avversario esperto che sicuramente sfrutterebbe questi cali di tensione. Noi ci dobbiamo stare. Chiarini, ecco, Tassinari, Rotaru. Sembrava palla rubata da parte di Felici, in realtà è stato fischiato 9 metri. È stato fischiato fallo. Palla sempre per il Romagna. Tassinari, Rotaru, Chiarini prova a entrare, si propone in difesa in ottimo modo Niccolò Dondi, che riesce a fermare l'attacco, il tiro di Chiarini. Ancora palla per il Romagna. Rotaru, Tassinari, sembrava che la palla di Rotaru avesse pestato il piede, però parata di Jack Riesci sull'ala avversaria, quindi siamo a un minuto e mezzo dalla fine, praticamente siamo davanti ancora. Ottimo muro della difesa della Romagna, palla per Minoccheri, Tassinari, ottimo tiro del Romagna, che ha sfruttato un nostro errore, una palla persa. Più che una palla persa si può parlare di un muro avversario in difesa, un'ottima difesa, però una dormita sulla palla ribattuta. 16-9, a un minuto e 8 secondi dalla fine. Rolli, De Felice, Nunzio Di Matteo, De Felice, Gennaro Di Matteo, De Felice, ecco Rolli, Nunzio per Gennaro Di Matteo, ecco Rolli servito, tiro di Rolli, ma Martelli interviene e riesce a prendere via la palla dalla porta. Tassinari, Chiarini prova a incunearsi, ma non riesce a liberarsi della nostra difesa, che lo ferma. Mancano 27 secondi, l'ultima, presumibilmente l'ultima azione da parte del Romagna, anzi sicuramente, vediamo se riescono ad arrivare al tiro, speriamo. Gol di Chiarini, non ci voleva questo tiro, comunque siamo 16-9, mancano 16-10, mancano 8 secondi, cerchiamo di tirare. Fermata la palla, tiro di Felice, Martelli para ed è finita. Finisce il primo tempo, ottimo primo tempo della squadra giallo-blu, 16-10, un finale dove abbiamo perso due palloni che potevamo anche evitare di perdere, però siamo davanti 16-10 e non c'è stato sicuramente grossa difficoltà, non ci hanno mai messo in grossa difficoltà gli avversari, la difesa è stata ottima.
i portieri hanno parato e soprattutto nella prima parte del primo tempo siamo riusciti a concretizzare in attacco, cosa che non sempre ci riesce. Infatti abbiamo fatto 16 gol, che è un bottino molto importante per noi. Buonasera, eccoci qua per il secondo tempo della partita tra Pantarei Modena e Romagna Handball. Il primo tempo si è chiuso 16-10 per i colori giallo-blu. La squadra giallo-blu si presenta in campo con Resci tra i pali, Emanuele Mattioli e Giacomo Boni all'ala, Barbieri, Filippo e Panettieri, Terzini, Iaolari, pivot, e Mezzetti centrale. Vediamo un attimo di proseguire sulla falsa riga del primo tempo, tenendo in difesa i nostri avversari come abbiamo fatto fino adesso e cercando di essere precisi come in attacco, come nella prima parte del primo tempo, dove abbiamo praticamente segnato tutti i tiri che siamo andati a fare. Adesso la palla è del Romagna, Tassinari, Chiarini, palla per Rotaru, Tassinari, ecco Rotaru, Chiarini, si incune la difesa e riesce a siglare il gol del 16-11. Abbiamo un attimo dormito in difesa, potevamo anticipare il movimento da parte di Luca Mezzetti. Panettieri, palla per Panettieri che prova a lasciare sul posto Tassinari, il quale però con esperienza lo ferma. Adesso vediamo come si sviluppa la stazione. La difesa aveva un 5+1, esce la posta dalla difesa per cercare di fermare il gioco del nostro centrale. Vediamo Boni sulla palla, Barbieri, Panettieri per Mezzetti, tiro e gol sotto le gambe del portiere per una deviazione della difesa avversaria, un po' fortunoso, ma importante che ci sia il gol del 17 da parte di colori gialloblu. Adesso vediamo un attimo di conservare in difesa quelle che sono state fino adesso le nostre caratteristiche. Chiarini, Rotaru, Chiarini, sempre Rotaru con la palla, Tassinari, vediamo un attimo Tassinari, ottima parata di Giacomo Resci che riesce a con il piede sinistro a deviare la palla e a fermare il tiro di Tassinari. Giacomo Boni, tiro sulla sinistra del portiere, il quale non può nulla contro il tiro di Giacomo, autore fino adesso di un'ottima partita con un'ottima percentuale al tiro. Di nuovo cambio del portiere, entra Martelli nella squadra romagnola in porta. Vediamo un attimo come si sviluppa l'azione in questo momento. Tassinari sulla palla, Rotaru, tiro e parata di Jack Resci, palla ancora giallo-blu. Panettieri, i nostri portieri stanno parando bene, entrambi, Bonaccini primo tempo e Resci in questo momento nel secondo, e questo non può che portarci bene. Panettieri oltretutto riesce con un ottimo movimento a trafiggere Martelli e ci portiamo sul 19-11. La partita sembra incanalata sui binari giusti, è chiaro che da parte nostra ci vuole sempre questa concentrazione, perché parliamo di una squadra estremamente esperta che da un momento all'altro può sfruttare qualsiasi nostro calo. Tassinari, palla per Minocchieri, Rotaru gol, ottimo movimento di Rotaru, trafigge Resci sulla sua sinistra, sulla sua destra, palla per Barbieri, Filippo con la palla, Mezzetti per Panettieri, Filippo Barbieri, Panettieri, ottimo tiro di Panettieri, recupera la palla dopo la ribattuta di Martelli, sbaglio però di un lancio in contropiede di Tassinari. Giacomo Boni con un ottimo rientro dalla fase di attacco riesce a intercettare il pallone e ripartiamo noi. Mezzetti, ecco Filippo Barbieri, Mezzetti, Filippo Barbieri, palla per Emanuele Mattioli, quale prova di incunearsi nella difesa con l'aiuto, col blocco, sfruttando il blocco di Iaolari, non riesce. Buoni,
Panettieri, palla per la nostra Lamancina, Mattioli, ottima palla di Mezzetti per Giacomo Boni, che insacca anche questo tiro. Alessio, cosa ne pensi di questa partenza? La ripartenza penso sia più positiva in attacco che non in difesa, abbiamo qualche problema di collaborazione tra i secondi e comunque stiamo andando comunque bene perché pare il risultato per noi e niente, continuiamo così anche se dovremmo essere un po' più incisivi nella fase difensiva come nel primo tempo, ora che abbiamo trovato una quadra soprattutto in attacco. Palla adesso in attacco, siglato il gol Chiarini, cambio di nuovo Bonaccini con Resci, palla Panettieri, è decisamente più veloce del suo diretto avversario, il quale però dall'alto della sua esperienza riesce comunque a porre argine all'esuberanza giovanile del nostro terzino, ricordiamo classe 99. Ecco Mezzetti, Filippo Barbieri prova a incuniarsi nella difesa avversaria, palla sempre giallo-blu, Iaollari, ecco Filippo che di nuovo prova a incuniarsi, di nuovo palla giallo-blu, vediamo come si sviluppa il gioco, Mezzetti, Panettieri per Luca Mezzetti, ottimo servizio all'area per Emanuele Mattioli, ottima parata di Martelli, 20-13 Chiarini, parata di Bonaccini, ecco di nuovo il contropiede Giacomo Boni e gol! Giacomo Boni sicuramente oggi migliore in campo dei colori giallo-blu, ottimo contropiede da parte dei nostri giocatori, naturalmente la collaborazione tra contropiede, cioè tra contropiede di Bonaccini e Boni è una delle nostre armi più importanti, che anche in questo caso ha portato al gol. Di nuovo parata di Bonaccini, palla per Mezzetti, Filippo Barbieri, Panettieri, si incunea ancora Emanuele Mattioli, fermato, sembrava più palla per i gialli, comunque l'arbitro la pensa in modo diverso e ha fischiato per il Romagna. Tassinari riesce a ingannare Bonaccini, il quale si è buttato sulla sua sinistra, la palla invece è stata insaccata sulla destra del portiere. Filippo Barbieri, tiro di Filippo fuori. Attenzione ragazzi, potevamo in questo modo, in questa azione potevamo un attimo pensarla un pochino più accuratamente. Palla per Ecco, parata di Bonaccini su una ribattuta col pivot che viene fermato da un'ottima parata del nostro portiere. Di nuovo la palla del Romagna, 21-14 dopo 7 minuti e 23 secondi. Tassinari, cambiano il pivot basso in mezzo. Chiarini, Tassinari, ecco Chiarini, Rotaru, palla per il Minoccheri che riesce a trafiggere Bonaccini, 21-16, sempre più 6 per i colori giallo-blu, Giacomo Boni, Filippo Barbieri, vediamo Luca Mezzetti, Giacomo Boni, tiro di Giacomo Boni, era indirizzato bene anche questo, però lo stesso la palla non è entrata. Vediamo l'azione, parata di Bonaccini su tiro di Tassinari e rimaniamo a più 6. Effettivamente la fase difensiva è leggermente meno efficace rispetto al primo tempo, ma i nostri portieri ci hanno messo una pezza e in attacco continuiamo a essere precisi e a siglare i tiri, la maggior parte dei tiri che andiamo a fare, infatti lo dimostra il fatto che il punteggio è abbastanza alto rispetto a quello che è il nostro solito. Di nuovo gol di Coru sotto mano sulla sinistra di Martelli, 22-15, sempre più 7 a 8 minuti e 55. Effettivamente
la partita in cui segniamo più gol, e questo non può essere che una buona notizia per coach Garbi. Cerchiamo di tenere concentrati, di stare concentrati anche in difesa, come siamo stati al primo tempo, palla per il pivot, si gira, per... ma palla niente in tutto, di nuovo contropiede, Giacomo Boni, ed è ancora gol! Sicuramente migliore in campo in questo momento, perlomeno la percentuale di gol rispetto al numero dei tiri è di, praticamente è vicino al 100%, quella di Giacomo, quindi sicuramente è stato uno degli artefici del punteggio fino a questo momento. Chiamo un attimo il tempo per asciugare il terreno, e il gioco è fermo. La nostra squadra in questo momento sicuramente ha le redini del gioco, aspetta gli avversari, cambiare un attimo il ritmo, noi dobbiamo rimanere concentrati e soprattutto difendere e stringere in difesa come abbiamo fatto fino adesso, non mollando in nessun caso. In attacco sta girando bene, continuiamo in questo modo, comunque siamo sempre a più 8 ed è un punteggio sicuramente importante, considerando che siamo pur sempre in un campionato di Serie A e quindi abbiamo di fronte squadre che non sono certamente abbordabili al di là del punteggio con cui si presentano al palazzetto. Bellissimo lancio di Bortolotti per Di Matteo, il quale con una finta riesce a ingannare Martelli, e siamo 24-15 più 9. Continuiamo così, stiamo concentrati, non molliamo per niente. Gollini, adesso mister Tassinari sta provando un po' a variare la squadra naturalmente, perché deve provare a drizzare un attimo l'incontro che è saldamente nelle mani dei colori giallo-blu. Ottima difesa di Filippo Barbieri, che riesce a deviare il tiro di Rossi con la palla in corner. Minoccheri, Golini, Chiarini sicuramente proverà a entrare, Golini, palla per Rotaru, fallo di Filippo Barbieri, palla sempre per il Romagna, Golini, Rotaru, Rossi, Chiarini, ecco Rotaru, sempre Chiarini, vediamo come si sviluppa il gioco, palla persa, a noi sembrava una palla persa senza un intervento, già l'arbitro l'ha visto diversamente, si riprende sempre con il gioco, la palla in mano ai ragazzi romagnoli, chiamato passivo, quindi devono arrivare al tiro sicuramente, entro i 5-6 passaggi, ecco che la palla arriva al pivot, ottima la difesa, non lasciamo tirare gli avversari, non ci siamo fatti ingannare, e adesso Chiarini va al tiro, deviazione, rimane palla passivo, deviazione in corner, palla, sarà sicuramente l'ultimo passaggio, il tiro, sicuramente questa era, non ci voleva, dobbiamo un regalo da parte giallo-blu, era l'unico tiro che dovevano e potevano fare i ragazzi romagnoli, ci siamo fatti infinocchiare, Bonaccini non ha coperto il suo palo e non siamo riusciti a difendere in modo efficace. Dobbiamo stare attenti proprio su queste cose, anche per un futuro, per un campionato di Serie A, su questi errori che poi possono fare la differenza. Filippo Barbieri, Bortolotti, Martelli riesce a prendere la palla di Bortolotti, il quale si fa parare il pallone davanti al portiere. Palla, ecco, e sbaglia Rossi davanti a Bonaccini e rimaniamo a più 8 al 12 minuti e 42. Niente, cioè dobbiamo cercare un attimo di riassettare le idee, di nuovo il Resci al posto di Bonaccini. Coach Sgarbi giustamente alterna i propri portieri per farli un attimo respirare. Ecco Di Matteo Di Felice, Filippo Barbieri, Di Matteo prova a servire Iaolari, Golini, Chiarini, sicuramente, no, Golini,
sembrava provasse a tirare, in realtà poi riserve, scarica su Golini, i romagnoli rallentano il gioco, Rotaru, Golini, ecco vediamo dal fiume Chiarini, Chiarini con la palla, tiro di Chiarini, parata di Resci, ottimo. Abbiamo la possibilità di giocare in pallone sempre con 8 gol di vantaggio di Matteo per De Felice, Bortolotti, De Felice. I gialli naturalmente hanno tutto l'interesse in questo momento a rallentare un attimo il gioco. I gol di vantaggio sono 8 a 14 e 05 del secondo tempo. De Felice, Filippo Barbieri, Di Matteo, Nicolò, grandissimo gol di Nicolò Dondi, il quale finta un tiro basso e poi dopo con un bel semi pallonetto morbido inganna Martelli e ci porta la squadra giallo-blu a 25-16, più 9 per i colori giallo-blu. Mancano 15 minuti alla fine della partita, la torcida si fa sentire. Chiarini, Tassinari, Rotaru, il gioco del Romagna è sempre molto sui terzini e sul centrale. La nostra difesa ha buon gioco in questo momento a impedire il tiro agli avversari. Ecco adesso di nuovo Tassinari, Chiarini, Tassinari, Rotaru, Chiarini, Chiarini, servito il pivot, viene la palla da parte dell'ala avversaria, viene presa pestando la riga di 7 metri, quindi la palla è di nuovo nelle mani giallo-blu. Rolli al posto di Barbieri, Bortolotti, Bortolotti si fa parare di nuovo da Martelli, il tiro all'ala. Martelli sicuramente sta tenendo la sua squadra ancora in partita con alcuni ottimi interventi. Comunque siamo più 9. Chiarini, Tassinari, Tassinari, oh, ottimo servizio per il pivot. Sì, questo è sicuramente fallo che è stato fermato il giocatore avversario nel momento del tiro, tiro dei 7 metri. Vediamo che si presenta Minoccheri. Minoccheri contro Resci, vediamo, vediamo il tiro, parata di Resci, grande parata di Resci, Minoccheri riesce, non si, si fa parare rigore e quindi siamo sempre 25-16. Nunzio Di Matteo, scusate, Gennaro Di Matteo, Stefano Rolli, Gennaro Di Matteo, De Felice, noi naturalmente abbiamo tutto l'interesse a arrivare al tiro sulla soglia dei due. Ottima costruzione di questa azione da parte della squadra avversaria, Bortolotti però di nuovo si fa stregare da Martelli, che è la terza palla che gli riesce a prendere. Due minuti a Bortolotti, il quale ferma in modo scorretto Rotaru dopo che questo l'aveva superato. Giochiamo in 5 per 2 minuti, vediamo un attimo. Come si sviluppa questa azione da parte dei nostri avversari. Tassinari, Chiarini. Sempre Tassinari, Chiarini, Chiarini sta per perdere la palla. Prova a tirare l'ala avversaria, la, mancino avversario, ma Nicolò Dondi, autore di un'ottima difesa. Tassinari, Chiarini per Rotaru, sempre Tassinari, sembra che stiano naturalmente velocizzando il gioco. La palla prende la traversa e la, ancora in mano giallo-blu. De Felice, Nunzio Di Matteo, naturalmente adesso l'interesse, ribadisco, l'interesse nostro è quello di rallentare il gioco. Nunzio Di Matteo, Stefano Rolli, Nunzio Di Matteo, Stefano Rolli, Gennaro Di Matteo,
Palla Nunzio. Gennaro. Gennaro per fratello. Sì. Fischiato palla, fallo per contro di noi, palla per Tassinari. Grande parata di Jack sull'ala avversaria. Quindi la palla rimane a Romagna, però il punteggio è sempre 25-16, più 9 per i colori giallo-blu. Tassinari. Chiarini, ottimo Nicolò che riesce per un attimo, Nicolò Dondi riesce a intercettare il passaggio verso l'ala mancina avversaria. Di nuovo Tassinari che tira, ma la palla viene smorzata dalla nostra difesa e di conseguenza Jack riesce a buon gioco a riprenderla e a ripostare il gioco della squadra giallo-blu. Di nuovo De Felice, è Martelli in questo momento che sta tenendo la squadra romagnola in carreggiata, è la quinta parata che riesce a fare. Sono 5 minuti che non facciamo gol, dobbiamo dire che anche il portiere avversario è autore di un'ottima prova e tiene, ribadisco ancora, la sua squadra un attimo in scia della squadra giallo-blu. Noi dobbiamo continuare a giocare in attacco come abbiamo fatto fino adesso. La partita l'abbiamo in pugno noi, siamo al 19:46. Rolli, questi sono errori che dobbiamo evitare. Tassinari davanti a Resci, gol di Tassinari. Queste palle perse dobbiamo cercare di limitarle. Non abbiamo la partita in pugno, sono 10 minuti dalla fine. Vediamo di evitare errori, di continuare così come abbiamo fatto fino adesso. Abbiamo già fatto 25 gol, quindi l'importante sarebbe riprendere a segnare e cercando di mantenere il gap rispetto agli avversari come quello che è in questo momento. Sentiamo Alessio per un commento. In attacco stiamo andando un pochino male, troppi tiri affrettati dello stesso tipo, ovvero sopra la testa del portiere, dovremmo trovare qualche altra soluzione. E invece nota positiva sono i cambi di coach Sgarbi che hanno dato tutti quanti apporto positivo alla partita e questa è sicuramente una nota positiva per la squadra e per la partita stessa. Il Romagna è il quinto tiro che o sbagliamo o ci facciamo parare da Martelli. Coach Sgarbi decide giustamente di chiamare il tempo per un attimo ordinare le idee, soprattutto per quanto riguarda l'azione di attacco, perché in difesa fino adesso anche negli ultimi 2-3 minuti non abbiamo giocato male, a parte una palla persa a centrocampo. È in attacco che invece dobbiamo un attimo ordinare le idee, perché fino adesso siamo stati praticamente implacabili fino al decimo del primo tempo. Dopo, dal decimo del secondo tempo, scusate, in poi non riusciamo più a siglare, vuoi per la bravura del portiere avversario, vuoi per l'imprecisione in attacco. Comunque bisogna che cerchiamo un attimo di mettere in porta quei 2-3 gol che ci potrebbero dare molta più tranquillità in vista del finale della partita. Adesso vediamo un attimo coach come vuole impostare l'azione per vedere di riuscire finalmente a interrompere il digiuno che dura ormai da secondo 7-8 minuti, il digiuno di gol, per incanalare nel giusto binario il match. Palla per Rolli, la formazione è sempre quella della fine del tempo. Ecco, vediamo i fratelli di Matteo al centro del campo. Nunzio per Gennaro, Stefano Rolli per Nicolò Dondi. Vediamo sempre i ritmi chiaramente nostri in attacco devono essere portati per arrivare al tiro verso la fine, verso il passivo, per evitare appunto, per fare passare il tempo. Ottimo questo movimento, lo stesso comunque Martelli li sta tenendo in gioco assolutamente la squadra avversaria. È stato un ottimo gol, un ottimo tiro di Nicolò questo qua sicuramente, però il portiere è stato molto bravo. Più che un errore d'attacco in questo momento possiamo dire che è stata un'ottima parata di Martelli.
Tassinari, Chiarini, siamo sempre più 7, però certamente dobbiamo stringere in difesa e vedere un attimo di riandare al gol. Viene fischiato fallo al numero 9 e la palla è di nuovo già, per fortuna che i nostri avversari, anche loro in fase di attacco, non concretizzano e quindi ci permettono di mantenere quel distacco con l'intervallo abbastanza tranquillo. Però questo non toglie che dobbiamo cercare di riuscire di nuovo a gonfiare la rete avversaria, perché oggettivamente è troppo tempo che non riusciamo a fare gol. Gennaro Di Matteo, Gennaro per il fratello Nunzio, Gennaro nel ruolo di centrale, De Felice Terzino, Gennaro prova il tiro, purtroppo sbaglia, la palla esce alta sopra la traversa. Tassinari, naturalmente i nostri avversari devono viaggiare ai 2000 all'ora perché devono recuperare, nel mentre è entrato Folli Terzino, sbaglia Folli, che non riesce a trattenere una palla, un passaggio a parte del suo compagno dell'ala mancina. Palla De Felice, Gennaro di nuovo per Stefano Rolli, Gennaro De Felice, entra Luca Bortolotti per Gennaro, per Nunzio Di Matteo, Gennaro Di Matteo, Stefano Rolli, De Felice, Nunzio Di Matteo, Stefano Rolli, ottimo questo gioco, prova Gennaro Di Matteo, non riesce a inquadrare la porta, sembra un po' stregata negli ultimi 10 minuti questa fase di attacco per i gialloblu. Chiarini, ottimo gol in questa finta, un tiro a destra lo porta a sinistra. Bortolotti nulla toglie, mancano 6 minuti, 6 gol di vantaggio. Noi dobbiamo cercare assolutamente di infrangere questo tabù che negli ultimi 10 minuti non ci vede in grado di segnare. Va bene che il portiere si sta dimostrando in ottima forma, però dobbiamo essere in grado anche noi di fare questo gol che ci porta allo sblocco. Ottimo questo passaggio, no, purtroppo buona difesa, sembrava che Bortolotti fosse riuscito a prendere il passaggio centrale a pivot, che in questo momento ci stava effettivamente. Tempo chiesto da coach Tassinari, no, non è tempo di Tassinari, viene chiamato 2 minuti probabilmente per una qualche parola che è volata dalla panchina della squadra avversaria e quindi in campo non si è capito bene. In ogni caso i nostri avversari rimangono un uomo in meno con palla nostra. Diciamo che l'atteggiamento di attacco del Romagna un po' ci ha aiutato in questa fase in cui non riusciamo a siglare. Anche questa, diciamo, questi 2 minuti che sinceramente non ho capito, sicuramente per proteste, ma non ho capito da parte di chi, fanno sì che Modena si possa presentare palla in mano a 5 minuti e mezzo dalla fine con 6 gol di vantaggio. Rolli per De Felice, naturalmente andiamo pianino, sempre piano con la palla, arriviamo a giocare sul limite del passivo. Rolli, De Felice, è questo che dobbiamo fare. Rolli prova a entrare, viene fermata la difesa avversaria. Rolli, De Felice, Nicolò, ecco Gennaro, finalmente dal nostro uomo più esperto arriva quel gol che pone fine a quella, sembrava quell'intervallo di tempo senza fine dove non si riusciva più a fare gol. 26-19, Folli, adesso vediamo l'azione del Romagna, era quello che ci voleva il gol in questo momento. Ecco adesso Rotaru, palla sbagliata, palla persa dai nostri avversari a 25 e 27 secondi, giochiamo noi con 7 gol di vantaggio. Alessio, dimmi il tuo parere. Come dicevi tu prima, in questi ultimi 10 minuti sono una fase abbastanza delicata, si è abbassata la concentrazione e l'intensità, abbiamo preso
un po' troppe decisioni affrettate, di conseguenza sbagliate in attacco, e questo non è un bene perché non si riesce a chiudere la partita in modo decisivo, e se non si riesce a chiudere la partita in modo decisivo in queste partite che sono, diciamo, relativamente tra virgolette facili, sarà difficoltoso farlo anche quando le partite avranno un peso maggiore. Dopo il gol di Stefano Rolli siamo 27-19, a 3 minuti e mezzo quasi dalla fine della partita, e sembra proprio che il match si stia incanalando su binari ottimi per i colori giallo-blu da Pantarei Modena. Vediamo un attimo Romagna come costruisce l'azione. Chiarini, Tassinari, Folli, i nostri avversari sembrano un po' demotivati. Folli, Tassinari, Chiarini, Tassinari, Folli, ecco Chiarini, si va al tiro di sicuro, ottimo tiro di Chiarini che insacca. 27-20, 7 gol di vantaggio per i colori giallo-blu a 3 minuti dalla fine. Un piccolo infortunio per Tassinari, una botta presa in un orecchio per uno scontro fortuito, niente in tutto. Palla per i colori giallo-blu, fermato il tempo da parte dell'arbitro, mancano 3 minuti, abbiamo 7 gol di vantaggio. Naturalmente è nell'interesse nostro rallentare il più possibile il gioco per poter vedere di portare a casa questo risultato, che sarebbe di vitale importanza per i nostri colori e ci permetterebbe di raggiungere quella metà classifica e soprattutto di battere in casa una diretta avversaria per la lotta per la salvezza. De Felice, Stefano Rolli, De Felice, Stefano Rolli, Luca Bortolotti, Nunzio Di Matteo per il fratello, Gennaro Di Matteo, palla sprecata, un tiro sbagliato, un passaggio sbagliato verso fratello Nunzio. Comunque siamo sempre più 7 come punteggio. Folli, Tassinari, mancano 2 minuti e mezzo, possiamo dire che la partita è ormai incanalata. In ogni caso dobbiamo stare sempre concentrati, perché conta in questo campionato, contano anche i punteggi sicuramente. Folli sicuramente si alza dagli 8 metri e riesce a trafiggere il nostro portiere Gian Cresci, mancano 2 minuti, 27-21, palla a Rolli per Nunzio Di Matteo per De Felice per Nicolò Dondi, il portiere Martelli si dimostra ottimo, Bortolotti, ottima difesa e non riesce a insaccare, un ottimo riflesso, ma non riesce a prendere la palla. Bravo Jack, chiaramente i nostri avversari vanno al tiro immediatamente, Jack riesce attento e Folli non riesce a siglare. 27-21, più 6, manca 1 minuto e 20, direi che questa partita sia in porto. È un risultato molto importante per i colori giallo-blu, perché ribadiamo, è ottenuto con una diretta concorrente e in modo anche molto molto perentorio. Gol di Nicolò Dondi, mancano meno di un minuto, vediamo l'azione come si sviluppa. Chiarini, Folli, Tassinari si prova a incunearsi, serve l'ala, c'è un fischio dell'arbitro, palla per i romagnoli. Vediamo un attimo se c'è tempo anche dopo il tiro del Romagna di fare un'azione per i colori giallo-blu. Sempre Folli, palla all'ala, ottima parata di Jack Resci, ancora palla per il Romagna, mancano 25 secondi, Tassinari, Chiarini andranno al tiro sul finire della partita, e questa si può dire che è una partita che abbiamo portato a casa con un'ottima difesa, con diciamo più di metà del match con un ottimo attacco, ottimo Jack sempre, con un ottimo attacco, cosa che non si era vista in altre partite, quindi questo non può che essere di buon auspicio per il futuro. I giallo-blu vincono 28-21, una bella partita di squadra,
tutti hanno dato il proprio contributo e ribadiamo anche per più di metà di partita un'ottima percentuale in attacco, sicuramente quello che ha reso di più, se possiamo dire così, l'MVP della partita a nostro parere è giunta Giacomo Boni, perché ha sicuramente una percentuale altissima di gol rispetto ai tiri fatti, ma tutti hanno dimostrato di essere in ottima forma e ribadiamo che i due punti sono fondamentali per il proseguo del campionato. Buonasera a tutti, arrivederci.